siamo qui nella pista di allenamento di Corte Baccas, come hai detto bene, per assistere alle selezioni. Quest'anno abbiamo deciso qualche giorno fa di farle solamente per il numero di testiera, in quanto non siamo in numero tale da giustificare un'eliminazione di tanti cavalieri. Il fatto che sino a qualche giorno fa si credesse che ci fosse l'eliminazione ha aiutato i cavalieri, se così possiamo dire, ad allenarsi meglio, perché se hai lo spettro di una eliminazione ti alleni in una maniera più precisa, più costante. Se invece si sa che tutti quanti partecipano, diciamo che ci si rilassa un pochettino, e quindi diciamo le selezioni per eliminazione hanno due facce: quella brutta dell'eliminazione delle pariglie che purtroppo non raggiungono la sufficienza, vengono ritenute poco performanti, però dall'altro ha il beneficio che comunque costringe i cavalieri, la parola giusta è questa, costringe i cavalieri a prepararsi in una maniera più efficace. Sicuramente ne va sia per la loro preparazione fisica migliorativa e anche per la preparazione fisica dei cavalli. Le pariglie, i numeri più importanti, quelli che hanno un punteggio più alto, sono anche più difficili. Noi volgarmente le chiamiamo le pariglie volanti, e sono la regina delle pariglie volanti, possiamo dire che sia la piramide, che consiste in due cavalieri laterali in piedi sui tre cavalli e il terzo cavaliere in piedi sulle spalle dei due cavalieri che lo sorreggono chiaramente. Poi un'altra pariglia molto importante è la verticale volante, il cavaliere sulle spalle dei due cavalieri si mette in verticale. Poi il ponte volante, lo stesso cavaliere in ponte sui due compagni che comunque sono in piedi sui cavalli in corsa, e poi a scendere con i vari 3 su 3 con le varie varianti, redini in bocca, cavalieri girati, e poi si va diciamo a scendere diciamo con una minor difficoltà, magari laterali che comunque sono spettacolari e nessuno più usa perché magari sono un po' fuori in moda, che comunque sono abbastanza difficili proprio perché i cavalieri non sono più allenati a farlo.